al Conte Rovero di Campello sul Clitunno per la semifinale play-out di promozione Girone B. Oggi si affrontano la Clitunno, quart'ultima classificata, e l'Olimpia Tirus, terz'ultima classificata. La Clitunno, per la migliore posizione in classifica ottenuta in campionato, ha a disposizione 2 risultati su 3 per raggiungere la salvezza. La vittoria nei 90 minuti regolamentari o il pareggio in caso di tempi supplementari. Arbitra l'incontro il signor Dini di Città di Castello, coadiuvato dai signori Lauri e Fiordi di Gubbio. Partiamo con la cronaca dal terzo minuto di gioco, con l'Olimpia Tirus in avanti. Agostini riceve palla a sinistra, con un bel tiro a girare sotto la traversa impegna buon incontro che devia in angolo. La partita viaggia su ritmi molto bassi. Arriviamo al 28° minuto, con l'Olimpia Tirus ancora in avanti. Da fuori area Bartoli tira, ma il destro è debole e buon incontro para agevolmente. Il gioco è molto lento e macchinoso e per vedere un'altra occasione si arriva al minuto 39. Punizione dalla destra per la Clitunno, colpo di testa di Conti, ma la palla termina fuori. E questa è l'ultima occasione del primo tempo, che si chiude con le squadre in parità per 0-0. La ripresa si apre con l'Olimpia Tirus che cerca la rete e la Clitunno che aspetta. All'ottavo minuto, calcio d'angolo per l'Olimpia Tirus, va a colpire di testa De Vivo, ma buon incontro para terra. Passano 4 minuti e c'è una bella azione da destra a sinistra, Garritano, Agostini per Barbaccia che va sul fondo, crossa e guardate cosa si mangia Chierchia che di testa mette la palla alta sopra la traversa. Al minuto 23, patatrac della Clitunno e svolta della partita. Da centrocampo Bartoli mette una palla lunga in avanti verso Garritano. Buon incontro e trabalza non si capiscono. Spunta il piede dell'attaccante che anticipa tutti e deposita la palla in rete facendo esplodere i tifosi dell'Olimpia Tirus che in questo momento è salva. La partita si trasforma, diventa spigolosa. La Clitunno si getta in avanti cercando di rimettere in sesto la gara, ma i tentativi sono imprecisi. Minuto 31, c'è l'occasione più nitida per i padroni di casa. Capoccia recupera palla al limite dell'area, con una serie di finte si accentra ed esplode un gran destro su cui però 40 si supera. 4 minuti più tardi ancora Clitunno, punizione da centrocampo, sulla testa di Calamita che indirizza in porta ma para ancora 40. Al 41° minuto è ancora Capoccia che si rende pericoloso. Incursione da sinistra, va al tiro ma c'è ancora 40 a chiudere la saracinesca e dire di no alla Clitunno. Con la forza della disperazione la Clitunno prova ancora a farsi pericolosa, stavolta da calcio d'angolo di Cavadenti. Batte e ribatte in area, la palla arriva a Calamita che però di testa manda fuori. E questa era l'ultima azione pericolosa della gara. Il match, come spesso accade in questi casi, è stato deciso da un episodio. L'Olimpia Tirus aveva a disposizione 1 risultato su 3, ma con una partita più attenta e concreta espugna il Conte Rovero, si salva e condanna la Clitunno alla retrocessione in prima categoria. Una partita dura, piena di intensità, piena di adrenalina, con due squadre che probabilmente non meritavano di stare, insomma, a giocarsi la retrocessione, perché sono due squadre che, insomma, a livello di gioco, a livello di organico, a livello di personalità meritavano di recitare, insomma, un altro ruolo. Purtroppo siamo arrivati in questa situazione in cui avevamo solamente 1 risultato su 3, diciamo che abbiamo fatto una grandissima partita. Siamo arrivati anche con diverse defezioni, quale Virgilio, Giubila, non ultimo Frangioli, e quindi ho dovuto giocare anche un 4 fuori quota con la panchina interamente composta da fuori quota, però i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, io devo fare solo loro i complimenti. Dispiace tanto per la Clitunno e anche per Mattia, che è il ragazzo in gamba, un allenatore in gamba, e sicuramente spero che si rifarà, insomma, al più presto. Adesso c'è solo grande dispiacere perché questa è una squadra che purtroppo si è ritrovata nella zona play-out, ma aveva qualità tecniche e tattiche per tenersene fuori. Purtroppo la partita di oggi è stata caratterizzata da un nostro errore, penso che le immagini siano eloquenti, che ha fatto sì che purtroppo scendiamo di categoria. Io purtroppo, quando sono rientrato, ci credevo perché sapevo la forza dei ragazzi e la forza di questo gruppo. Purtroppo la situazione, diciamo, era abbastanza compromessa, però ci avevamo tutto per venirne fuori. Che dire, io faccio un in bocca al lupo alla società, ai ragazzi, perché questa è una società che sicuramente ha storia, tradizione, non sarà certo una retrocessione a far crollare tutto questo.
vorranno bene riprogrammare tutto il futuro. Adesso io con la società ancora non ci ho parlato, però diciamo eravamo in accordo di finire questa stagione. E dispiace, guarda, io ci ho messo la faccia, ce la metto tuttora, perché so il valore dei ragazzi e so che dispiacere stanno provando in questo momento.